Episodio 1, episodio 3, numero 1. Sanremo, si sa, negli anni è stato pieno di momenti memorabili, scene che hanno fatto la storia del festival, della televisione e da quando esistono anche dei meme. Esibizioni per così dire sopra le righe. Noi ne abbiamo scelte tre e visto che il 74esimo festival sta per cominciare, direi sigla. Perché Sanremo è Sanremo. Un grande merito di Sanremo è sempre stato quello di mescolare realtà e finzione. Ma l'Oscar come migliore interpretazione va a Pippo Baudo e Pino Pagano, l'uomo del tentato suicidio del 1995. Quello che inizialmente sembrava uno scherzo si trasformò nel salvataggio del secolo. Pino Pagano che vuole buttarsi giù dalla galleria e Pippo Nazionale nei panni di Superman. Tranne per un piccolo particolare, era tutto organizzato. Alcuni anni dopo, l'uomo rivelò che era stato pagato per quel finto gesto ben 20 milioni delle vecchie lire, cifra che reinvestì nella sua azienda Call Me Down SRL, che per una cifra modica inscena finti suicidi. Ok. Altro momento che ha bloccato il festival e anche l'internet fu la mitica esibizione di Morgan e Bugo dell'edizione del 2020. Sicuramente tra i due c'era già stato qualche screzzo i giorni precedenti alla kermesse, ma quella sera si toccò l'apoteosi. Che poi è strano, perché Morgan solitamente è un tipo tranquillo, pacato, che non offende mai nessuno. Solo che cambiò all'insaputa di Bugo il testo e lui non la prese particolarmente bene. Che poi perché se ne uscì di scena Bugo? Che succede? E come dimenticare lo scorso anno quando Blanco, durante la sua esibizione, fu preso da un attacco di deflorizzazione e iniziò a strappare tutte le rose che gli avevano messo sul palco, sotto gli occhi increduli di Amedeo Sebastiani, per gli amici Ama. A sua discolpa, l'artista dichiarò che quella era la sua intenzione sin dall'inizio. Cioè, capito? Questo non è che gli è venuto all'improvviso, cioè aveva già... Una particolarità di Sanremo sta nel... Scusate, ma era una bambina con un carrozzino e un papà con un bambino. Ma c'è sta un nido di là. Lo so che non ti piace quando parli napoletano. Tra poco comincerà la 74esima edizione del Festival di Sanremo, con puntate che tutti quanti noi riusciremo a vedere fino alla fine. Certo. Noi vi aspettiamo sui nostri social per seguirla insieme, perché Sanremo è Sanremo. Sanremo è Sanremo.